Dopo un bel po' di tempo, giusto in vista degli inizi di quegli sforzi inutili, in vista dell'ancora più inutile prova costume, ma chi se ne frega, tanto io vado in montagna e comunque se continua sto freddo non servirà mai, torniamo a parlare di cibo e in particolare di cose legate al cibo. E infatti bentrovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 segreti più schifosi legati al cibo. Per questa lista alcune delle curiosità più vomitevoli che potrebbero spingervi a modificare parecchio la vostra dieta o a smettere di mangiare del tutto. Pronti al raccapriccio e ad osservare con la lente d'ingrandimento la prossima cenetta di mamma? E allora andiamo! Alla numero 10, la cocciniglia. Allora, cominciamo dalla cocciniglia del Carminio, detta anche Dactylopius coccus, che oltre ad essere un parassita è un piccolo carro armato killer, il cui colore, se esternamente può apparire opaco, è in realtà di un rosso vivissimo per l'alta quantità di acido carminico che la bestiolina usa come strumento di difesa. E questo vi faccia pensare. L'acido in questione è lì proprio per rendere poco appetibile l'insetto, e noi umani l'abbiamo capito così bene da usarlo come additivo alimentare. Riconosciuto dalla normativa europea come E120, viene utilizzato in tantissime preparazioni, in generale tutte quelle che prevedono il colore rosso, quindi possiamo variare dal ghiacciolo alla fragola fino anche al Campari, che credo però abbia smesso di usarlo ormai da anni, e ripeto, credo. L'acido viene estratto e diluito con altre sostanze da cui si ottiene un mix rossissimo identificato anche come carmina o rosso naturale 4. L'umanità se n'è servita per centinaia di anni, essendo innocuo per l'essere umano, quindi tranquilli, ed è sempre stato utilizzato per tingere vestiti o stoviglie. Solo in epoca moderna, però, la cocciniglia è diventata l'additivo alimentare che adesso conoscete anche voi. Negli ultimi anni, tuttavia, vista la tendenza ad uno switch più eco-friendly di tutto quanto, aziende famose, come ad esempio Starbucks, hanno smesso di usarlo dopo una serie di proteste feroci, ed effettivamente già il frappuccino faceva schifo. Così com'era, figuratevi dopo aver scoperto che cosa ci mettevano dentro per dargli il color fragola. Alla numero 9, miele avvelenato? Forse non lo sapete, a meno che non siate mamme e papà, ma come dice l'FDA è sconsigliato dare del miele ai bambini che hanno meno di un anno. Ora, non allarmatevi, il miele è generalmente sicuro, però resta una bassissima ma esistente chance che il neonato possa contrarre il cosiddetto botulismo infantile. Questo perché? Perché il botulino, che è una tossina prodotta da alcuni batteri, come ad esempio il più famoso, il Clostridium botulinum, può finire nel miele a causa del lavoro di impollinazione delle api che lo raccoglierebbero lungo il loro tragitto. Quindi, dato che i bambini che hanno meno di un anno non hanno un sistema digestivo equipaggiato per combattere le spore batteriche, meglio evitare il miele. Va da sé che quindi i bambini più grandi e anche noi adulti possiamo mangiarlo senza problemi. E infatti ora vado a prenderne un po'. Alla numero 8, la gomma lacca. La che? Ah, la gomma lacca! Quella che noi di solito definiamo glassa e che sembra rendere tutto zuccheroso e dolcissimo. E mamma mia che fame! Cupcakes, venite qui! Ecco quella che... No, non è tossica. Ingozzatevi pure quanto volete. Però, ahimè, viene anch'essa estratta dagli insetti. Nello specifico dagli appartenenti alla famiglia delle cheride, presenti soprattutto in India, Thailandia, ma allevati più o meno in tutto il sud-est asiatico. Questi insettini che si ciucciano gli alberi alla fine producono una sostanza, la lacca, appunto, con la quale costruiscono strutture e tunnel, secernendola proprio come potrebbero fare, che ne so, i ragni con le ragnatele. Questa sostanza viene utilizzata in lungo e in largo, penso che sia alla base della copertura di caramelle tipo le Skittles, avete presente, no? E in generale di molti tipi di confetti. La cosa più strana, però, è che questo composto non viene solo utilizzato a scopo alimentare, ma anche nello smalto per unghie, industria che sembra stia vivendo una piccola rivoluzione proprio grazie all'impiego di questa sostanza più delicata e naturale, ma anche in moderni e più ecologici lucidi per mobili di legno. Attenti che comunque quelli non li potete mica mangiare. Alla numero 7, la gelatina rosa. L'avrete vista e avrete pensato a uno scherzo, uno di quei video spaventosi a caso con robe che sembrano uscite dall'altro mondo, fatti per sensibilizzare i consumatori. Ma no, amici miei, quella esiste veramente. E sono le cosiddette carni separate meccanicamente, ovvero una poltiglia ricavata da un trito di tutte le parti di scarto della lavorazione animale, come denti, cartilagini e nervi, molto malleabile ed utile al termine del processo, che, se vi va bene, viene aggiunto come additivo ai mix degli hamburger della grande distribuzione, oppure, se vi va proprio male, diventa la componente principale di un sacco di preparazioni, come cotolette, tortellini, würstel e rotoloni di doner kebab, soprattutto se di pessima qualità. Da una parte, ricavare le CSM abbatte drasticamente i costi di smaltimento carcasse
case delle grandi aziende alimentari e dall'altra la materia prima di scarto torna in circolo come prodotto autonomo pronto a generare nuovo profitto. Di solito vengono segnate nell'etichetta del prodotto, ma spesso vengono utilizzate sigle che ne impediscono un facile riconoscimento. Il fenomeno è diffusissimo, più di quanto vorreste. E se è vero che le carni separate meccanicamente non sono davvero nocive, è anche vero che io personalmente vorrei mangiare qualcos'altro. La già citata FDA, cioè la Food and Drugs Administration, nel 2019 ha addirittura riconosciuto questo preparato come carne a sé stante. Che dite? Adesso che sono ufficiali, vi fanno più appetito? Alla numero 6, il Kopi Luwak. Cominciamo col dire che quando parliamo di Kopi Luwak parliamo di una squisitezza, una prelibatezza proveniente dal sud-est asiatico, dall'India all'Indonesia, un caffè particolarmente aromatico e robusto che proprio per la sua particolarità viene venduto a peso d'oro. Ma per altre informazioni su cibi che per mangiare vi serve un assegno circolare, cliccate qui a destra. E voi penserete, ma dai, ma che cagata. E la verità non potrebbe essere più vicina di così. Il Kopi Luwak viene infatti ricavato dalla tostatura e macinatura di bacche di caffè che sono state mangiate, digerite e ricacate, letteralmente fuori dallo stomaco della civetta delle palme, che non è un uccello, ma un mammifero carnivoro della famiglia dei viverridi. Ed è proprio questo trattamento inusuale di fermentazione a dargli quel piacevole e inconfondibile sapore che lo ha reso una prelibatezza. Io non l'ho mai assaggiato, anche perché una tazzina in Italia la puoi pagare anche 10 euro, ma guardate il lato positivo, visto quanto costa, non potrete mai dire di averlo bevuto per sbaglio. Alla numero 5, il caglio. Sì, proprio lui, quello che viene utilizzato nella preparazione di centinaia di diversi formaggi, anche quelli più amati, che causa la coagulazione della caseina K, una proteina presente nel latte e che, una volta reso più solido il composto, rende il prodotto più facile da trattare e conservare, anche in vista di un trasporto surgelato o di rielaborazioni ulteriori in prodotti caseari. Ma sapete perché questa cosa rende molti tipi di formaggio lontani anni luce dalla portata alimentare di molti vegetariani? Perché uno dei modi per ottenerlo è estrarlo dallo stomaco dei bovini, ovini, caprini e alcuni suini più giovani. Già, e questo è tra l'altro l'unico tipo di caglio ammesso nella preparazione di molti tra i formaggi più amati del nostro paese. Uno a caso? Il parmigiano reggiano. Fortunatamente ci sono altre alternative, si può estrarne un surrogato da alcune specie di piante, da certi tipi di muffe, e alcuni hanno già sperimentato addirittura il caglio geneticamente modificato. Tuttavia, sembra che i risultati col caglio animale restino qualitativamente migliori. Comunque potete stare tranquilli, tra pastorizzazione e lavorazione il caglio risulta innocuo per l'essere umano, anche se vi sfido a mangiare con solerzia una scaglietta di grana, adesso che sapete da dove proviene. Alla numero 4, la cacca di gambero. Vi è mai capitato di pulire dei gamberi, che ne so, per la salsa cocktail di Capodanno o per il semplice fritto misto di quelli che, mamma mia, che buoni! Ecco, nella pulizia dei gamberi vi sarà certamente capitato di togliere le venature, quei condotti scuri che sembrano proprio delle vene e al cui interno giacciono sostanze scure, simili a sangue, magari rappreso. Ecco, quelle non sono vene e quello non è sangue, quello è l'intestino ed è zeppo proprio di quello che state pensando. Un sacco di coloratissima pupù di crostaceo. Ora, anche qui, chiariamoci. Io i gamberi me li mangio a manciate, in ogni forma. E se mi portate un chilo di gamberi di Mazara del Vallo, sono capace di mangiarmeli tutti e chiedere il bis. Ma, nelle preparazioni alla Masterchef, è bene ricercare queste sacche di letame e rimuoverle, perché, seppure innocua, la cacca contamina la dolcezza del gambero, dandogli un gusto non schifoso, ma sicuramente meno delicato. Su cosa poi ci sia all'interno di quegli intestini è difficile fare chiarezza, potrebbe esserci di tutto, anche perché non è che il pescatore è stato lì a prendere la comanda come al ristorante quando lo ha pescato, ed è quindi meglio sviscerarli comunque. Alla numero 3, il castoreo! E ci metto i tre punti esclamativi perché quando me lo dissero la prima volta ero alle medie, proprio l'epoca in cui le merendine e il gelato sono sacri, e non ci volli credere per niente, finché non mi documentai io stessa rimanendoci malissimo e rivalutando tutta una serie di gusti alimentari che mi portavo dietro. Il castoreo è un additivo alimentare regolamentato e permesso in tutto il mondo, praticamente, e conferisce una piacevolissima nota vanigliata a un sacco di prodotti, soprattutto di alta qualità visto il prezzo dell'additivo. E sapete perché costa così tanto? Si chiama castoreo perché viene prodotto da una ghiandola presente nei castori, e questa ghiandola si trova proprio lì, dove sperate non si trovi, praticamente nel perineo del castoro, tra l'ano e gli organi sessuali.
sessuali e l'estrazione è lunga e molto dispendiosa. Io immagino che il castoro non sia proprio contentissimo di farsi spremere. Ed ecco perché il prezzo è così alto. Anche qui, fortunatamente essere poveri in canna ci viene in aiuto a salvaguardia della nostra nausea e anche dell'amico castoro, perché appunto è molto improbabile, visti i costi, che la gelateria di quartiere si affidi alle chiappe di castoro per il vostro cono gelato alla vaniglia. Alla numero 2, un sacco di insettini morti. Qui parliamo di fichi, dolci, succosi e passione anche di quegli ubriaconi dei tassi del Trentino. Peccato che anche qui l'incubo, si fa per dire, sia dietro l'angolo, perché mangiando un fico c'è un'altissima, davvero alta, possibilità che vi stiate mangiando anche i rimasugli di qualche insetto. E questo perché? Perché a dirla tutta il fico non è un frutto, è più un fiore interno e come tutti i fiori viene impollinato dagli insetti. Dunque, la scena è questa. Ipotizziamo che una vespa, tra i maggiori impollinatori dei fichi, ci si arrampichi e riesca a penetrarne uno per deporre le uova. Ecco, se il fico è maschio, la vespa esce senza problemi. Se invece il fico risulta un fiore femmina, la vespa non riesce più ad uscire, venendo quindi uccisa e assimilata proprio dalla succosa polpa zuccherina che ci piace tanto. E dopo morta, un enzima del fiore, la ficina, scompone la piccola carcassa dell'insetto in proteine nutritive, trasformandole in una consistente parte di quello stesso frutto fiore che poi ci andiamo a magnà. State comunque tranquilli, il processo solitamente si completa e della vespa non resta nulla. Insomma, non è impossibile trovarne una ancora parzialmente intera, ma è abbastanza raro che accada. Alla natura piace fare schifo solo quando vuole lei. Se non volete anche voi venire assimilati da qualche pianta, diventando un fiore e quindi un frutto zuccherino e pronto a fare la gioia dei vostri dessert, cliccate la campanella degli avvisi. E alla numero 1... puntino 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 e molto altro ammesso dalla FDA, che è la solita Food and Drug Administration, organo statunitense che governa e regola gli standard alimentari e molto altro. Ma se stessimo davvero lì a studiare ed analizzare tutte le sostanze ammesse nelle preparazioni alimentari, probabilmente mangeremmo la metà dei nostri cibi preferiti per schifo, semplicemente perché non siamo abituati a pensare a quello che c'è dentro, che a quanto pare possiamo tranquillamente mangiare perché i controlli sono sempre altissimi per la sicurezza, quindi prima che un alimento finisca sul mercato ce ne vuole di tempo. Comunque, negli anni si sono susseguiti racconti dell'orrore a riguardo e spesso si sono rivelate solo voci infondate, però effettivamente è giusto uscire dall'utopia che il prodotto che noi mangiamo sia completamente incontaminato. E quindi l'FDA ha un bel capitolo riguardante i difetti naturali o inevitabili degli alimenti per gli esseri umani. Insomma, in pratica ci sono delle linee guida che vanno a dire il livello di schifezza, visto che in tutto questo video l'abbiamo chiamata in questo modo, che può essere presente negli alimenti, senza che ovviamente questo sia un rischio per la nostra salute. Sono stati definiti questi livelli proprio perché è impossibile far crescere, coltivare, raccogliere, processare i prodotti senza che ci sia anche una contaminazione minima. È qualcosa di assolutamente naturale, schifoso alle volte, ma naturale e appunto sicuro per la nostra salute. Poi, se proprio vogliamo dirla tutta, se nei registri dell'FDA c'è scritto che è tollerabile trovare tot numero di insetti, noi non ci ritroveremo tutti quegli insetti. Insomma, la media delle schifezze che noi ci ritroviamo a mangiare nella realtà è molto più bassa di quella che viene descritta in queste linee guida, che è appunto la quantità massima accettabile di contaminazione naturale. Un po' come quando non mi ricordo più in che pacchetto, però c'è sempre scritto possibilità di trovare resti, che ne so, di arachidi, di noci, anche se nel pacchetto ci dovrebbe essere altro. Sai che potresti trovarti un'arachide sorpresa. Lo so, è una verità che fa male, ma d'altronde dobbiamo pur mangiare. Allora, che ne pensate della nostra lista? Conservare, anche in vista di un trapporto... Di un trapporto... Inizio ad essere stanca.